Benvenuto a questa nuova puntata di No Stress, una serie di tecniche per gestire lo stress della vita quotidiana. In una scorsa puntata, se ricordi bene, ti ho parlato dello stress metabolico, ovvero mangiare alimenti che non danno i giusti nutrienti. Quindi mi sto riferendo alle farine bianche, agli alimenti industriali, agli alimenti troppo salati, un eccesso di proteine animali. Cosa fa? Ti dà calorie, ma queste calorie non hanno al loro interno quei nutrienti indispensabili per il funzionamento del metabolismo e per dare energia alla mente e a tutto il nostro corpo. Cosa succede però ovviamente nel momento in cui sei stressato, quindi stai vivendo un periodo stressante? È molto più facile, correggimi se sbaglio, andare al bar a fare una colazione veloce oppure un pranzo veloce, magari davanti al computer, o sbaglio? Bene, questo aspetto ti voglio dire che purtroppo va a aumentare quello che è lo stress, sia metabolico, quindi non dà i giusti nutrienti, e sia mentale, perché mente e corpo sono collegati. Lo so quindi che è molto più facile andare a cercare comfort food, ma voglio che tu sia consapevole che in questo modo non stai facendo altro che andare a peggiorare la tua situazione. In tutto questo è fondamentale anche per lo stress metabolico l'idratazione. Perché? Perché il nostro cervello comunque è in una matrice acquosa ed è fondamentale per avere energia e vitalità e nuove idee, anche se lavori spesso al computer come me, bere. Quali sono quindi gli alimenti più indicati tra cui scegliere per sopperire a questo stress metabolico? L'acqua in primis, abbiamo detto, la frutta e la verdura, perché anche a seconda del colore che hanno contengono delle vitamine e dei sali minerali indispensabili per il funzionamento degli enzimi, che sono degli esserini che servono per il nostro metabolismo. Proteine di buona qualità contenute soprattutto nei semi oleosi, e troviamo anche gli omega 3 per la nostra funzione cerebrale, nella frutta secca, olio extravergine di oliva, e proteine di buona qualità principalmente vegetali, di buona qualità anche animali, scegliendo quelle ad esempio le uova di galline allevate a terra oppure di pollame di origine biologica, in modo che siano anche qualitativamente migliori. Quindi un piccolo passo che puoi fare, se sei abituato a fare lo spuntino con il pezzetto di focaccia, è quello di portarti sempre dietro una bustina monodose di frutta secca come noci, nocciole, mandorle e anacardi, e aggiungere un frutto. Fammi sapere nei commenti qui sotto invece quali sono le tue abitudini in caso di stress, quali cibi preferisci e in che modo da oggi puoi migliorare questa tua abitudine disfunzionale. Metti un bel mi piace, iscriviti al canale, noi ci vediamo nella prossima puntata.